dalle ormai famose mini crepe olandesi alla cucina cubana, dai prosciutti spagnoli, pata negra su tutti, alla gastronomia indiana. Insomma, un vero e proprio giro del mondo attraverso i sapori del mercato internazionale, tornato dopo 3 anni di stop forzato ad Arezzo. Finalmente si riparte nella convinzione che tutto sia alle spalle e quindi questa grande festa di popolo alla quale ormai siamo abituati da tanti anni riparte con tutte le sue energie, tutta la sua capacità di mobilitazione e con questa grande offerta per questo grande giro del mondo nella parte bassa della città, è ormai un appuntamento irrinunciabile. Ad inaugurare la 16ª edizione della Rassegna del Gusto, il taglio di un mega panino di 2 metri. Sicuramente in questi 3 giorni il mondo viene ad Arezzo ed Arezzo è il centro del mondo. Dopo 3 anni torna da noi la fiera internazionale dedicata all'alimentazione sostanzialmente, ma anche a tutte quelle particolarità e quegli elementi, quei dettagli, quei prodotti caratteristici da ogni parte del mondo. Anche quest'anno sul piatto numeri da record, 180 operatori stranieri, 87 italiani, di cui 70 della provincia di Arezzo, 34 i paesi partecipanti, 21 invece i food truck e 15 gli operatori a posto fisso per un totale di 3 km di mercato. Il dolce per eccellenza, citato da Dante nella Divina Commedia. Chi verrà appunto a visitare il mercato internazionale lo potrà fare in ampi spazi, godendosi la città e creando un indotto importante per tutto il centro storico, ma anche per l'occupazione alberghiera, quindi davvero un grande evento che ritorna e siamo particolarmente contenti. La Rassegna del Gusto, in programma fino al 9 ottobre, richiamerà ad Arezzo più di 300.000 persone. Sono queste le attività, le realtà, diciamo, che piacciono ai cittadini, che permettono veramente anche uno scambio culturale tramite il cibo.